Salve, buongiorno. Oggi è giovedì 14 maggio, giovedì 14 maggio 2022. Questa mattina sono venuti a prendermi, diciamo così, a cacciarmi di casa, no? In questa casa che io abito da 13 anni, in cui il comune mi ha fatto anche firmare. Il fatto che io vivo qui, e questa mattina mi sono trovato, vedete, giù è aperto, sono entrati quelli del comune dicendomi che hanno comprato casa, che sono loro i proprietari, che io devo uscire. Ecco, io adesso dovrò prendermi i miei bagagli e andarmene in strada. Fate voi. Non so cosa pensare. Ho le chiavi insieme al comune. Il comune gli ha detto a questi signori che sono adesso in casa, qui stanno rovistando, stanno misurando, stanno prendendo delle misure, così dicono. O magari stanno mettendo di nuovo chissà cosa. E quindi io dovrei uscire questa mattina, ragazzi. Andiamo a vedere cosa stanno facendo i signori. I signori che hanno comprato casa. Il comune gli ha detto a loro che qui non abita nessuno. E gli ha detto anche una bugia. Vorrei aprire anche una finestra qua, dopo chiudiamo, sia tranquillo. Allora, adesso viene un'altra persona, andiamo a recuperarla. Sì, qui comunque vi state comportando, non so, io non so chi vi manda, ma qui avete trattato una persona peggio di un animale, peggio di un animale. Io non ho fatto male a nessuno, signori miei. Se avete bisogno di una mano, io ve la do subito una mano. Ma no, ma infatti io Avete pensavo che... capito? Ma non avevo detto niente. No, ma io vi sto dicendo. Ci vediamo un attimo. È assurdo questo, è criminale, No, io è pensavo diabolico. Non mi lasciate dormire neanche la notte. Hanno messo, venite a fare misure, ma quali misure? Ma noi la trovavate di una misura, però io penso che il problema sia il comune che doveva Il comune, ma giusto, ma anche il tribunale in cui ho fatto la denuncia e mi è stata archiviata. Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao, saliamo, buongiorno. Certo. Architetto patrono. Boh, vediamo che succede. Questa qua sotto abbiamo venduto 5 secondi fa.